Ciao! In questa terza parte dedicata al triangolo ISO-tempi-diaframma vi parlerò proprio degli ISO e delle impostazioni manuali di base di uno scatto fotografico. Come visto nei video precedenti, tempi e diaframma interagiscono tra loro dandoci modo di intervenire di più o di meno con gli ISO. Per lavorare con gli ISO in manuale avete tantissime possibilità, sfruttando una qualsiasi delle modalità previste dalla vostra ghiera PSAM o PTVAVM, in base alla marca della vostra macchina fotografica. In ognuna di queste possibilità avrete modo di impostare il livello degli ISO in base alla vostra esigenza. Ma quando è che è giusto utilizzare gli ISO e quando invece è assolutamente sbagliato? Su questo tema ci sono tantissimi punti di vista, per cui io mi limiterò a esporvi la mia personale esperienza. Gli ISO sono un intervento artificiale che, in base alle prestazioni del sensore, sarà più o meno invasivo. Gli ISO infatti ci vengono in aiuto quando abbiamo poca luce o quando abbiamo la necessità di tenere tempi di posa ridotti, magari per uno scatto a mano libera o per catturare un uccellino che spicca il volo, o talvolta per non perdere quell'attimo che è da immortalare a tutti i costi. Per cui non comprendo chi sostiene che ISO uguale male. Un abuso di ISO è il male, in quanto talvolta, o lavorando in automatico perché non se ne fa un uso corretto o più semplicemente ci dimentichiamo di cambiare le impostazioni cambiando ambiente, potremmo imbatterci nei famosi disturbi da ISO, il rumore digitale. Uno dei casi più comuni è quando uscite da un luogo chiuso, in cui avete lavorato magari a ISO 800 o 1600, probabilmente perché in quel luogo era vietato l'utilizzo del flash, e tornando fuori dall'edificio dimenticate di riportare l'ISO a valori adatti alla luce diurna. La foto risulterà meno nitida e se avete lavorato in modalità manuale sarà quasi sicuramente sovraesposta, cioè troppo chiara. In linea di massima quindi gli ISO servono a ridurre la durata dello scatto e a rendere più sensibile il sensore alle luci più deboli. È usanza comune, ad esempio nelle foto in discoteca, quella di usare ISO 800 o 1600 insieme al flash. Questa combinazione di fattori vi consentirà di catturare l'ambiente alle spalle dei soggetti con colori naturali, consentendovi però di avere i protagonisti della foto correttamente illuminati e soprattutto fermi. Concludo quindi riportandovi la tabella che ho mostrato nel primo video, in cui faccio una panoramica sul triangolo diaframma tempi ISO, che vi invito a guardare se non l'avete ancora visto, per farvi notare come al raddoppiare dell'ISO si può dimezzare il tempo di esposizione. Spero anche questo breve video vi sia stato d'aiuto per avvicinarvi ancora di più a quelle che sono le impostazioni manuali della vostra macchina fotografica. Come al solito vi invito a lasciarmi un commento e a pormi delle domande che possano darmi delle idee su degli argomenti interessanti per le prossime puntate. Grazie per avermi seguito fin qui, se non siete iscritti iscrivetevi e lasciatemi un like che mi aiuterà sicuramente a capire se il video è stato apprezzato o meno. Ciao!